Amici della casualità, bentornati su Perudo, il gioco su cui perdo. Sai come? Perudi. Comunque, sai una cosa? Secondo me questi caimani hanno la merda attaccata vicino. La merda? Sì, hanno proprio la merda. Fammeli vedere un attimo, scusa. Cioè, questo qui, sì, ha la merda. Quindi, la scorsa puntata ve la siete persa di Perudo? Andatela a recuperare. Questo è un giochino di dadi molto d'azzardo, in cui però noi abbiamo messo un valore aggiunto, ovvero chi perde a sto giro si mangia un cucchiaio intero di caimani. Ma voi bambini potete anche giocare con delle strisce di coca o con i soldi. Solo che questi si sono cagati sotto. Io mo lo apro, questo fa parte di un pacco che è assassino perché è tutta roba insettifera. E metto qui. Ricorda che c'è sempre la tua mano davanti. Sì. Io ricordo che sono caduti tutti quelli che potevano cadere. Mamma mia, che schifo. Tu non vedi l'ora di piantarti in bocca questa manciata di caimani? È vero, si vede tanto. Si vede che sei proprio desideroso di assaggiare. Ok, vabbè, chi perde si busca questi qua. Che non una posso zoomare. Una cucchiaiata di caimani. Una cucchiaiata di caimani insieme a questi qui che stanno sul mio tavolino, che comunque fanno ambiente, no? Sì, sì, sono belli, sono dei. Questo è il premio, lo mettiamo qui, guarda. Buono, che bello. Oh. Guarda che bello che è. Come si gioca a Perudo ve lo siete visti sicuramente nello scorso gameplay, altrimenti andate a recuperare. Costa poco, è un ottimo gioco da spiaggia, soprattutto per le cose alcoliche. Soprattutto se vi cascano i dadi nella sabbia. E se volete andare a vedere quanto costa, in basso. Ok, allora, credo che siano visibili tutti i miei dadi. Sì, anche i miei. Si vedono? Sì, credo di sì. Metteli a centro, perfetto. Ok, allora, tocca? Sei partito tu l'altra volta, parto io. Vai. Ci sono almeno 2-5. Secondo me invece ci sono almeno 2-6. Perché io posso andare a salire. Ci sono 3-6. Secondo me ce ne sono 4. 4. Dubito. Dubiti. Io ce ne ho 2, tu quanti ce ne hai? Uno, pezzo di... No, però due. C'ho il... Quindi ho perso un dado, ma questo è alla fine. Comunque c'hai culo, C'è proprio culo da vendere. Ma dai, piuttosto che dire subito che ero sicuro che uno ce l'avessi. Questo gioco sono imbattibile. Tutti aspetta. I giochi di questo tipo. Ma tanto stai scaricando Mortal Kombat, dove cazzo vuoi andare? Secondo me... Tocca a te. Secondo me tocca a te. No. E ho iniziato io prima. No, adesso ho iniziato io. Ah, hai iniziato tu, quindi tocca a me. Sì. Secondo me ci sono almeno 3-3. 3-3. 3-3. Secondo me 3-3. Secondo me ci sono 3-4. Sì. Cioè, allora, perché ho detto 3-4? Perché quando rilanci puoi rilanciare o con il numero dei dadi o con il valore. Io ho rilanciato con il valore. Secondo me invece ci sono 2-6. Però perché 2-6? Perché 2-6? Perché devi sempre aumentare, tu sei andato giù. Di numero devi aumentare. Si aumenta con tutti e due i valori, non puoi andare a 2-6. Chiedo l'aiuto delle regole. O aumentare il numero dei dadi, o aumentare il valore dei dadi. Quindi sì. Sì, sì, però dimmi dove sta scritto che puoi portare giù uno dei due valori. Per rilanciare il giocatore deve scegliere una sola opzione tra le due. O aumentare il valore dei dadi, cosa sì, che io ho fatto, sì. O aumentare il numero dei dadi. Però tu hai ridotto uno dei due valori, può solo aumentare, non può scendere. Quindi tu quanto avevi detto? Chi cazzo ci ricorda? L'ammondiamo? Sì, per forza. Fanculo mi è cascato il caimano. Raga, è il salmone, però adesso sappiamo le regole meglio di prima. Secondo me ci sono almeno 5-4. 5-4? Ritorniamo sul mentalismo estremo, perché in base alle regole che ho appena imparato, una regola nuova, ora lui può dire ci sono 5-5 o 6-4, che è un numero estremo per due giocatori,
siamo già sopra la soglia di Barbia. Io direi che ci sono... Io sono praticamente bloccato. Sono molto bloccato perché io ho soltanto 4 dadi. Lui lo sa. E questo si vedono i risultati. Oddio, finora l'ho coperti. Cazzo. Perché non posso dire sì, sono d'accordo, capito? E che sarebbe anche bello da dire, no? E poi si fa pari e patta. Io però... vi faccio rivedere i miei dadi così. Avete l'idea della situazione attuale. A me conviene solo rilanciare, ma so che perderò, ma anche dubitando perderò. Quindi facciamo che ci sono 5-5. 5-5? Dubito. Eh sì, per forza. Sono un 5 solo. Perché lui aveva detto che c'erano 4-4. No, 5-4. 5-4. Lui ne aveva già 4. Poi ne avevo un altro io e avevo il tucano. Avrei perso. Dubitando avrei perso alla grande. Quindi ho provato però a rilanciare. Però se rilanciavi avresti... No, 5? Ho rilanciato. Infatti tu un 5 ce l'hai. E 1, e 2, e 3. No, rilanciavi di numero di 4. Avresti vinto. Eh sì, ma... Perché io avrei dubitato. Non pensavo... Cioè, non pensavo che avessi già 4 tu. Vabbè, questo... però avresti vinto. Eh sì, però... Avrebbe potuto vincere. Avresti potuto vincere. Ma siccome va a cazzo, vai. Attenzione ragazzi, attenzione. Provo a fare un'altra volta una cosa importante. Provo a dire che in ballo ci sono almeno... Ma pure qua proponi tu uno. Ah no, tocca a te. Ma però parla. E parla. No. Vai. Secondo me ci sono almeno 4-2. Mi vuole inculare. Secondo me ci sono almeno 4-4. Dubiti. Dubiti? Sei sicuro? Sei proprio sicuro, sicuro? Tu avrai già 4-4, immagino. Ti do uno. E uno ce l'ho io. Ti do due. Devo andare avanti. Sì, vabbè. Ragazzi, è impossibile vincere contro Redo. Ma non è vero, perché è impossibile? No, perché tutte le volte ha almeno 4 robe dello stesso numero e non è possibile statisticamente. Vai. Secondo me ci sono almeno 4-4. Almeno 4-4 ci sono. Statisticamente è impossibile che abbia di nuovo 4-4, ma adesso vi dimostro perché perdo. Dubito. Secondo me ci sono... Dubito. Dubito. Ma perché dubito? Dubito. Perché ce lo posso solo che avere. Cioè, capite perché perdo? Cioè, e la cosa più amara non sono questi caimani. La cosa più amara è Redez che continua a vincere perché ha sempre 4 cose identiche nella mano. Capito? Cioè, è allucinante. Ma io ho perso. C'hai un dado? Sì, ma che cazzo faccio col dado? Ma che ne so, dai, però potresti vincerne uno. Tanto a me mi capita un jolly così. Secondo me, ci sono almeno 3-6. Secondo me, ci sono 4-6. Secondo me, ci sono 5-6. Dubito. Dubiti. Questi sono 4, dimmi che c'è un sell. Cioè, capito? È allucinante. Ha sempre 4 cose uguali nella mano. Ha sempre 4 cose uguali nella mano. È doppio cappotto, Messinergo. So buone, ma come aperitivo, eh? Allora, a me fanno schifo per come le hanno condite. Dai, vabbè, a sti cazzi. No, a te fanno impazzire, lo dico. A te piacciono un botto. Cioè, tu tipo tu te le cali proprio a rotta di collo. Sono un po' di standio, però. Sono molto standie. Mi fa schifo come l'hanno conditi. A me fanno schifo. Davvero? Strano. Mi ha umido. No, dai. Cioè di pezzo. Cioè, la detersivo. No, no, no. Tu no, mo no. Ti mangi un no, pezzo no, no, di cosa questa rossa. Questa la conosco, no? Cioè, vedete, preferisce mangiare gli insetti. Comunque no, io... No, mi fanno schifo perché sono di detersivo dietro. Allora, io spero... È vero. Vero? Sì. Hanno è una... quello che mi dà fastidio. Allora, hanno un retrogusto che non sa di animale.
sa proprio di... non di detersivo. Questo è un deodorante per le macchine. Mi viene la sbruffata, non sto scherzando. Ce l'ho qui in gola. Non credo che ci basterebbe. Ma mi fanno veramente schifo. Potrei fare un casino. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Io spero che voi abbiate degli amici che... E comunque non volete battermi, non vi lascio la mail in descrizione. I vostri amici spero non distorcano la probabilistica, perché tutte le volte 4 uguali su 6 dati è impossibile, veramente impossibile. Me la so studiata però quella di prima, ho detto 3-6 perché sapevo che avrebbe potuto esserci un jolly, un altro 6. A me esce solo jolly quando gioco. Poi, quindi ho detto, se lui rilancia a 4, che ha capito come gioco io, detto, lo inculo perché ce n'ho 5. E infatti... Sì, ma no, non è che ho capito come giochi tu. Comunque fanno schifo, mi fa veramente schifo, mi torna in bocca a questo punto comincio ad aver paura che anche gli altri siano conditi con il vetrillo. Ma questo è dice, come aperitivo. Prima del Vetrill, questo è un aperitivo. Porca puttana, fa schifo. Vi piace bere il Vetrill, accompagnate con dei caimani. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Questo è un giochetto da spiaggia divertente. Tra l'altro, giocato in 5. Quant'è il massimo? In tante persone. No, da 2 a 6 giocatori. In 6 persone è veramente figo. Se volete, se ce lo scrivete nei commenti, ingaggiamo i ragazzi di Doceti e facciamo un partitone di quelli tremendi. Un partitone dove loro mangeranno la cosa rossa. Dove loro mangeranno i caimani, anche perché fanno veramente schifo e mi viene